sindaco, oggi un 25 aprile diverso, ma comunque una presenza qui che lei ha voluto confermare. Sì, anzi, è secondo me una presenza che andava confermata, perché ci sono tante forme di oppressione e noi siamo in una sorta di guerra, no? Stiamo vivendo, per fortuna nelle retrovie, però una sorta di guerra. E allora ricordare i caduti, tutto quello che è stato il passato, le guerre del passato, i morti del passato, significa anche rendere omaggio ai morti del nostro presente, ai nostri combattenti, ai nostri eroi, a tutti quelli che ci stanno aiutando in questo momento difficile. E quindi simbolicamente questa piccolissima evento, no, non è un evento, questo ricordo piccolissimo significa anche questo, cioè la liberazione è tanto, l'oppressione è dietro l'angolo e forse proprio oggi lo sentiamo più che in altre circostanze e in altri anni. A proposito di eroi, cominciamo da chi è in prima linea, cioè gli operatori sanitari, e veniamo alle questioni locali. Circa le domande che lei aveva posto, che riguardavano un po' l'organizzazione ospedaliera nel territorio di Sciacca, poi ha ricevuto le risposte che chiedeva? No, non ho ricevuto le risposte che chiedevo, so comunque che stanno lavorando e rielaborando le idee che avevano e le decisioni che avevano assunto in prima battuta. La posizione è chiara per quello che mi riguarda. Molti chiedono la chiarezza, cosa dobbiamo aspettarci, qual è la prospettiva. Per quello che mi riguarda, la posizione è chiara. Io sono contraria a fare in modo che il presidio ospedaliero di Sciacca diventi un Covid hospital, perché ormai tutti hanno chiarito che deve essere una struttura autonoma rispetto alla struttura ospedaliera. Io, no, io chiedo che venga ripristinata l'assistenza che c'era al presidio ospedaliero, che i pazienti trovino un ambiente sicuro e soprattutto un'assistenza certa ed efficiente. Noi ci eravamo lasciati pre-emergenza invocando interventi sul nostro ospedale. Dicevamo che il nostro ospedale deve essere migliorato, ci sono tante cose che strutturalmente devono essere migliorate, serve personale. Tutto questo ha sospeso, ma dobbiamo ripartire da lì. Il nostro presidio ospedaliero è quello che deve diventare un centro di eccellenza, che è DEA primo livello. Un posto dove sia assicurata la cura e la cura migliore, quindi personale, quindi struttura, quindi no ad accorpamenti, trasferimenti, ridimensionamenti. Tutto questo non mi trova assolutamente d'accordo. Chi vuole discutere di questo, io figuriamoci, non è polemica la mia, assolutamente, è preoccupazione. Preoccupazione perché domani dobbiamo capire come dobbiamo muoverci. E allora, fuori dall'emergenza, ci auguriamo che siamo fuori dall'emergenza, adesso riprendiamo il discorso e parliamo del nostro ospedale. Per quanto riguarda le questioni, diciamo, che riguardano l'economia locale, ci sono molte richieste chiaramente che sono state avanzate anche nelle ultime settimane all'amministrazione comunale. Partiamo da quelle che attengono maggiormente il commercio, ad esempio, che è strettamente legato anche allo sviluppo turistico. C'è una richiesta da parte di molti operatori di un intervento sulla COSAP, perché ormai siamo alla vigilia della stagione estiva e loro chiedono, diciamo, un alleggerimento dei costi a loro carico. Ecco, a questo proposito cosa può dire? Intanto non è solo di COSAP che va e si deve parlare, perché già i primi incontri che abbiamo avuto con gli operatori, dagli operatori del settore propriamente turistico e ricettivo, agli operatori del commercio, a tutti quelli che si occupano di sport, per esempio, perché abbiamo avuto un incontro anche con le associazioni sportive,
le esigenze sono tantissime e riguardano tutti, quindi tutti quelli che stanno subendo gravemente questa crisi, che è anche una crisi economica. Ricordiamoci che non veniamo da un buon momento, già avevamo una crisi economica in atto, questo ha soltanto aggravato, ha creato disagio nelle famiglie, quindi le necessità di intervento, mi permetto di dire, sono tante, non riguarda solo il commercio, ma riguarda anche tanto altro, dalle famiglie bisognose, da tutti quelli che hanno perso il lavoro, da tutti quelli che non riescono ad avere, ad assicurare quello che serve per la loro famiglia, e continuare con gli operatori turistici e tutti quelli che si occupano di sport, penso agli artigiani, ai nostri ceramisti, tutti stanno soffrendo e dobbiamo tutti capire come fare a ripartire. Quello che io dico, e anche in questo senza alcuna polemica, è evidente, evidente che le misure fino ad oggi trasferite che riguardano gli enti locali non sono sufficienti. Noi abbiamo una finanziaria alla regione in discussione con enormi criticità sugli enti locali, enormi, perché addirittura si parla di un taglio dei trasferimenti rispetto allo scorso anno. Non so bene, mi dicono, io non mi sono aggiornata, oggi non sono aggiornata su quello che sta facendo il governo, quindi stamattina non so cosa ieri sia successo, però gli enti locali vanno sostenuti, perché per sostenere e quindi immaginare esenzioni, immaginare riduzioni, agevolazioni, qualcuno deve comunque provvedere, altrimenti il comune non potrà assicurare assolutamente i servizi essenziali. Ecco, le chiedevo se si può appunto sintetizzare quello che lei sta dicendo, affermando che tutto questo dipenderà dai trasferimenti di Stato e Regione, perché il comune al momento non è in grado, proprio per queste condizioni che lei ha descritto, di assumere alcun impegno particolare. Cioè, noi abbiamo sospeso il versamento dei tributi, no? In questo momento. Se il comune, e io sono d'accordo, deve dare un supporto agevolando, riducendo o con alcune esenzioni, deve avere la possibilità di sopravvivere. Un comune vive con le entrate. Se non ci sono più entrate, il comune può chiudere. Allora, necessariamente per fare tutto questo deve esserci un supporto regionale e nazionale ai comuni, per far sì che i comuni tengano conto della realtà economica del territorio e possano fare ripartire l'economia, altrimenti non abbiamo fatto assolutamente nulla. Un'ultima domanda, Sindaco. Negli ultimi giorni si è discusso della questione dell'apertura del cimitero. E qualche comune lo ha già fatto, lei ha spiegato che il comune non rientra tra le sue facoltà al momento poter intervenire, però sappiamo che avete avviato una interlocuzione con la regione, ci sono delle novità a questo proposito? No, io ho sentito anche personalmente il prefetto su questo argomento e mi è stato ribadito che il potere di ordinanza nella fase di emergenza che stiamo vivendo, le ordinanze sindacali, tutt'al più possono essere restrittive rispetto alle disposizioni regionali e nazionali, motivatamente restrittive, altrimenti non possono essere adottate in maniera legittima. E quindi, siccome questa sarebbe una ordinanza che apre un'area cimiteriale, io non ho questo potere. Ho sollecitato però, fortemente sollecitato, un intervento in questo senso, perché, detto sinceramente, non ne capisco neanche le ragioni oggi. Il cimitero non è un posto in cui si creano assembramenti, non è un posto in cui la gente va per fermarsi, è un posto in cui si va a portare un fiore, una preghiera, e manca tantissimo a tutti quanti noi non poter andare a portare il fiore ai propri cari. È un fondo, la pietas, che ci contraddistingue, e quindi io non credo che ci siano delle ragioni per mantenere la chiusura dei cimiteri, tenuto conto che sarà a carico anche del comune
fare in modo che non ci siano ingressi spropositati, che si mantengano le distanze di sicurezza, però dico sinceramente non mi pare che ci siano queste condizioni di pericolo. Ad oggi non ho avuto ancora questo lascia passare, questo nulla osta, e quindi ancora siamo in questa situazione, però veramente io mi auguro che entro la prossima settimana arrivi questo intervento e sia possibile riaprire il cimitero. Anche lì, onestamente, fino a poco tempo fa ne capivo le ragioni. Oggi, onestamente, io non capisco più perché dovremmo tenere il cimitero chiuso.